Ciao ragazzi, benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, a grande richiesta, Mora Casbo, il coltello veramente economico che andiamo a vedere insieme. Ovviamente non è un coltello da batoning, però per farvi le stecchette piccole va più che bene, va più che bene. È un coltello sottilissimo. Se siete in emergenza potete tranquillamente farle le regge, ragazzi, però ovviamente non potete andare a spaccare né legni durissimi né pezzettoni grossi. È un coltello piccolo, fenomenale, fenomenale nel taglio, ragazzi, negli intagli, però ovviamente batoning fa quello che può. Punte, ricciolini, intagli, è il suo sul taglio, ha un taglio finissimo, ragazzi, perché ovviamente la lama è sottile, finisce super super fine, taglio finissimo sul legno, andate via che è una bellezza, ragazzi, andate via veramente che è una bellezza, sembra davvero di tagliare il prosciutto.
punta, nessun danno. Ovviamente non è un coltello da infilare e poi andare a far leva, perché comunque viaggiamo veramente sottili. Però ragazzi, qualche lavoretto di punta lo fa tranquillamente, basta che ovviamente non ci andate a far leva. Proviamo ad andare a girarlo, però non è il suo, ragazzi, cioè rischiate veramente di stortarlo per niente. Ecco, vediamo come va. Ecco qua. A posto, ragazzi, è a posto, però ovviamente, ripeto, finisce veramente fino. Non entrate, fate leva perché ci lasciate la punta o la stortate. È un coltello da usare con un minimo di criterio, ragazzi, non come facciamo di solito noi, che andiamo dentro dovunque e spacchiamo tutto. Ragazzi, in mano all'inglese normale, la manicatura Barilotto dei Mora è di una comodità pazzesca, ragazzi, veramente pazzesca. Secondo me è veramente una manicatura imbattibile in mano, lavora benissimo. Ragazzi, ovviamente con il dorso così fino a spigolo vivo il pollice lo sentite subito, ma ovviamente se comprate questo coltello lo sapete benissimo. Nonostante il filo un po' martoriato, che adesso voi non vedete, magari vi metto una foto, un pochino martoriato, ma ci abbiamo pestato, ragazzi, non è un coltello su cui pestare. Comunque, nonostante il filo un pochino martoriato, ragazzi, taglia ancora bene, ovviamente arrivando a zero è sempre taglientissimo, ricciolini li fa, magari se li facevamo all'inizio li faceva decisamente meglio, però li fa ancora, ragazzi. Ragazzi, appena tornato dal bosco, vediamo come taglia. Ragazzi, per com'è microcippato tutto il filo, pensavo tagliasse veramente peggio. In realtà, finendo ovviamente a zero molto fino, taglia comunque bene, ragazzi. Adesso lo andiamo a riaffilare, gli leviamo tutte queste microcippature e vediamo come va. Ragazzi, coltello riaffilato solamente con le bacchette. Praticamente erano un po' di bavette che si erano create. Ma perché, ragazzi, il tagliente finisce veramente fino? Io sono andato a pestarci sopra come un somaro. Comunque, ragazzi, cosa vi devo dire? Qualche passatina sulle bacchette, il coltello fa paura. Fa veramente paura, ragazzi. Ha un taglio. Fa veramente paura, è un coltello assolutamente da avere perché ragazzi lo riaffilate veramente guardandolo.
Eccolo qui ragazzi, eccolo qui, famosissimo Mora Kasbol. Ragazzi, lo conosciamo praticamente tutti, l'abbiamo tutti usato. Chi non lo conosce, ragazzi, deve assolutamente fare una corsa a prenderselo perché è un coltello da provare e da avere assolutamente. Un coltello prima di tutto economico, ragazzi, economico. Basta pensare che per andare nel bosco a divertirsi servono coltelli da 100, 200, 300, 400 euro. Ragazzi, quella è passione, è voler collezionare, voler provare qualcosa sempre di meglio. Però ragazzi, parliamoci chiaro, siamo in Italia, non siamo in Alaska, ragazzi. Questo coltello con un'accetta e un seghetto, ragazzi, siete tranquillamente a posto. Cosa volete tagliare nel bosco? Gli alieni, ragazzi, un po' di salamino, i lavoretti sulle punte, il panino, un po' di paracord, ragazzi, per i tagli è una bomba, è una bomba. Perché ragazzi, ha un tagliente talmente fino che fa paura. Ragazzi, un coltello che va benissimo, basta, dai, veramente, parliamoci chiaro, non state a sentire i raccoglitori di fragoline con le natiche che vi dicono devi pigliarti il coltello in Sleipner, devi pigliarti il coltello in 3V, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, se volete andare a divertirvi, se la vostra passione è trekking, outdoor, vita all'aria aperta, pesca, quello che volete. Ragazzi, va benissimo questo coltello, è un coltello da avere assolutamente, perché è un bel coltello, è un coltello che per il prezzo che ha, ragazzi, è un coltello che funziona da Dio, funziona veramente da Dio. Nella recensione l'abbiamo bastonato e bastonato ancora, ragazzi, ma non è il suo. L'ho fatto giusto per vedere se il coltello teneva botta o si lasciava andare, ragazzi, il manico non ha sviluppato nessun tipo di gioco e il tagliente, ragazzi, pur essendosi un pochettino, ragazzi, accartocciato perché comunque ci abbiamo pestato come i matti, aveva fatto un po' di bavetta, ragazzi. Con sorpresa, diciamo, il mio stupore è stato tornare a casa e vedere che ancora la carta, pur con la bavetta, un tagliente così fino, ragazzi, la faceva rasoio. Adesso due passate di bacchette, ma due, bavetta andata, ragazzi, coltello perfetto. È un coltello perfetto, ragazzi, si riafila a guardarlo. Ma il 12C27 è un acciaio economico. Uno è inox, quindi non avete sbattimenti. È inox, ragazzi, lo buttate dove volete, lo lasciate piantato in un tronco di notte, la mattina lo tirate fuori praticamente identico. Provate a farlo con un carbonioso e poi me lo dite. Ragazzi, è un acciaio che tiene il filo il giusto e ovviamente si riafila con niente. Tra l'altro il casmo, lo ripeto, arriva veramente fino, ragazzi, al filo a zero, è spettacole. Adesso il micro bevel che vedete gliel'ho fatto io con le bacchette, lo rende un attimino più resistente, ma è taglientissimo. È taglientissimo, ragazzi, fa veramente paura, fa davvero paura. Vi faccio vedere questo qua, l'abbiamo fatto tutto con il Casbol. Chi è su Facebook l'ha visto, l'avevo già pubblicato. Ragazzi, un tri-stick, il forchettone, ragazzi, per andare a pescare le olive agli aperitivi e fare il figo con le donzelle. Eccolo qua, ragazzi, fatto tutto col Casbol. Ovviamente la difficoltà di fare questi aggeggini qua, che sono i tri-stick, è il fatto che mentre li fate non dovete calcare troppo per andare a romperli. Ragazzi, questo entra come nel burro e il legnetto per andare a pescare le olive e fare i fighi lo fate immediatamente. È un giochino, ragazzi, per avere manualità con il coltello. Vi invito veramente a farli perché comunque prendete veramente tanta confidenza con il coltello e il suo uso. Ragazzi, va di brutto, va di brutto, va di brutto, va di brutto. È un coltello davvero che non vi lascia a piedi. È un coltello che funziona. Ovviamente dovete capire che ha dei limiti. Io ci ho battonato sopra per vedere appunto come andava, ragazzi, se riuscivo a romperlo. Però non è un coltello da batoning. È un coltello da affiancare a un'accetta, a un seghetto, quindi vi portate l'accetta, la legna la spaccate con l'accetta e il coltello lo usate per fare il coltello. Non ci spaccate la legna, un coltello che deve fare il coltello. Ragazzi, vi do due misure del coltello. Il coltello nella sua interezza misura 22,2 cm e ha questa lama, ragazzi, doppia bisellatura di 10,6 su uno spessore di 2,4 mm. Allora, ho parlato anche con Ramon e Paolo, mi sono confrontato con due grandi utilizzatori che conosco, ragazzi. Ramon, lo conoscete, e Paolo di Wildlife Italian Division. Ragazzi, la doppia bisellatura
Paolo è d'accordo con me, nel senso che sì, c'è, sì, dà un minimo di differenza, però alla fine, anche l'avessero fatto tutto con una bisellatura unica, sarebbe stato comunque un ottimo coltello. Ramone invece mi dice: guarda, secondo me invece la parte sul davanti, la bisellatura ovviamente serve per andare ad assottigliare la lama mentre andate verso la punta. Da questo punto in poi la lama si assottiglia, quindi dai 2,4 diventa praticamente un millimetrino. Ovviamente nei compiti di taglio puro, anche Ramon mi dice che il panino, il salame li tagli molto meglio che avere appunto lo scandialto come qua dietro. Però ragazzi, ripeto, io secondo me per le mie sensazioni di taglio sarebbe cambiato veramente pochissimo. Ovviamente c'è, va benissimo, è il suo segno caratteristico, ce lo teniamo e ci piace. Però anche una bisellatura unica non avrebbe dato problemi. Ovviamente il filo è unico se lo fate con le bacchette, quindi non avete problemi di cambio di angolo sul filo con le bacchette, ragazzi. Tutto a 25, no, a 20 l'ho fatto. Tutto a 20 e andate via che è un piacere, ragazzi, veramente un piacere. L'abbiamo detto che è inox, sì, coltello leggero, ragazzi, 100 grammi, 100 grammi di coltello, col suo foderino in plastica, che poi è polipropilene, però noi lo chiamiamo plastica, lo buttate dentro, ragazzi, nello zaino, prendete il coltello, lo buttate nello zaino, lo dimenticate lì perché non pesa niente, ragazzi, all'occorrenza lo avete. Avete anche il passaggino per la cintura, questa è la versione, ragazzi, povera, nel senso solamente coltello e foderino. C'è la versione ricca, la versione con l'attacco, con il fire steel e la pietra diamantata. È il kit survival, è un pezzetto di paracord. Attenzione perché su Knife and Tools, allora la versione base costa 40-45 euro, questo che vedete, quello con il kit survival, quindi pietra diamantata e fire steel, su Knife and Tools, che solitamente ha i prezzi migliori, è sulla sessantina di euro. Ma attenzione perché per gli amici del parchetto, con il codice PDT da B Orlans, ragazzi, vi metto il link qua sotto. Ringraziamo Salvatore per questa offerta. Con il kit, ragazzi, invece di 60 euro come su Knife and Tools, a 49,95. Ragazzi, spedizione gratuita. Su Knife and Tools è 60 più la spedizione. Ragazzi, 49,95. Spedizione gratuita con il kit survival. Ragazzi, che cazzo volete di più? Ve lo porto a casa e vi porto pure una pizza. Ragazzi, davvero un ottimo, ottimo prezzo. Mi raccomando, codice PDT quando lo prendete per avere lo sconto. Torniamo al foderino, ragazzi. Foderino in plastica, il solito dei Mora, ragazzi, con i grossi fori per lo scolo, quindi va benissimo. Ragazzi, foderino che potete mettere via il coltello bagnato, c'è un mare di areazione di passaggio d'aria nel fodero, quindi vi asciuga tranquillamente. Ovviamente c'è chi piace, c'è chi non piace, ragazzi, vi dico, a me non me ne frega proprio niente. È un foderino che in cintura non porto, ragazzi, butto nello zaino, va benissimo così com'è. Ragazzi, manicatura, la manicatura è in polimero, è sempre in polipropilene, ragazzi. Avete la parte interna che è praticamente plasticosa, invece l'esterna è gommina, ragazzi, una bella gommina, un bel touch sulla mano, come quando prendete in mano il culo dell'amorosa, ragazzi, stessa sensazione di pelle vellutata, una bella gommina che in mano ve lo fa stare bene, ragazzi. Vi sta veramente bene in mano, non scappa, si lavora in tutte le prese con una comodità incredibile con questa manicatura a barilotto del Mora. Ragazzi, spaziale, provatelo che in mano questo è una delle manicature migliori mai provate, ma non lo dico io, cioè sono veramente veramente comodi, ragazzi. E chi dice, ragazzi, che i Mora sono troppo economici, che ne spacca uno ad uscita, ragazzi, parliamoci chiaro, stiamo parlando di un coltello che costa una quarantina di euro, un coltello che funziona, un coltello che per i lavoretti d'intaglio va da Dio, ragazzi, va da Dio, entra come il burro, un tagliente veramente della Madonna che tagliava rasoio dopo le martellate nel bosco, un mare di batoni, tagliava ancora di brutto. Ricordo che il batoning non è il suo, questo è un coltello da affiancare a un'accetta per spaccare la legna. Questo è un coltello che sul cibo, ragazzi, nei lavoretti di bosco, negli intagli, nelle punte, è un coltello che veramente funziona bene senza spendere una valanga di soldi. È un coltello che funziona veramente bene. Ovviamente non potete dire con questo coltello ci ho fatto di tutto. È un coltello che deve stare nel suo. Lo volete, ragazzi, che funziona bene, che funzioni bene per tanto tempo, ragazzi. Tenetelo nel suo, questo è un coltello che veramente non vi delude. Poi avete visto che all'occorrenza, in emergenza,
L'aceta ve la rubano gli indiani, ragazzi, potete fare tranquillamente un po' di batoning anche con questo coltello. Il coltello continuerà a tagliare sempre a rasoio perché, ripeto, al tagliente arriva veramente fino. Ragazzi, vai a fuoco, ti prego. Vai a fuoco, non andrà mai più a fuoco. Eccolo qua, ragazzi. Sei imbarazzato, non voleva andare più a fuoco. Ragazzi, che dirvi? Io sono veramente entusiasta del rapporto qualità-prezzo. Avete un coltello a 40 euro che funziona bene, ragazzi, funziona veramente bene. Un coltello che se il vostro primo obiettivo è la vostra prima passione è andare a divertirvi nel bosco, a fare le scampagnate, a farvi del trekking, del bushcraft, quello che volete, ragazzi. Quindi la vostra prima preoccupazione è divertirvi nel bosco, ragazzi, farvi le vostre gite mano nella mano con l'amorosa per andare a pomiciare sotto il grampino. Ragazzi, è un coltello che vi consiglio assolutamente. Se poi andiamo, è un coltello che funziona e fa tutto quello che deve fare. Se poi, ovviamente, siete dei collezionisti, volete provare sempre roba nuova, più costosa e tutto, ok, non facciamo l'errore di dire che i coltelli super costosi non valgono, vale di più il mora. Non è vero, non facciamo che questo l'errore da questa parte. Però l'errore è dire, ragazzi, che per andare nel bosco ci vogliono veramente coltelloni da 100, 100 e 100 euro. Questo coltello, con questo coltello nel bosco, ragazzi, alla vita all'aria aperta, ma anche nella pesca. Dico nella pesca perché mio padre lo usa a pesca, ragazzi. È un coltello, ragazzi, che non può deludervi e con un prezzo così non potete assolutamente non provare. Andiamo alle conclusioni finali. Mora Casbor, ragazzi, coltello economico, coltello valido, un coltello che per il suo prezzo, ragazzi, io vi consiglio veramente di provare perché ha doti di taglio veramente eccellenti. Ovviamente è un coltello da tenere nel suo, prenderlo a bastonate o farci chili di batoning come abbiamo fatto noi, ovviamente non gli fa bene, però per punte, riccioline, intagli, ragazzi, viaggia benissimo. Sul cibo è veramente grandioso. La manicatura a barilotto, ragazzi, in mano è uno spettacolo, veramente uno spettacolo, si aggrappa alla mano comodissima e non fate fatica. Ragazzi, andate a prenderlo e provatelo perché è un coltello veramente soddisfacente. Ragazzi, dal Mora Casbol, dal Parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!